Dunque, vi voglio illustrare solo il concetto di tempo di reazione. E per stabilire veramente qual è una bomba d'acqua, una pioggia estrema, devo, da un punto di vista quantitativo, prima passare attraverso un concetto statistico, cioè devo chiedermi quante volte una certa precipitazione di un certo ammontare è stata uguagliata o superata in un certo intervallo di anni. Perché è chiaro che ha senso, e in particolare anche senso giuridico, parlare di precipitazioni estreme quando queste si ripetono poche volte, perché se si ripetono una volta ogni giorno non sono più precipitazioni estreme, sono le precipitazioni che si ripetono tutti i giorni. Quindi devo introdurre il concetto di frequenza probabile. Supponete allora che noi abbiamo fatto misure per un tempo T grande. E abbiamo fatto in totale n misure intervallate da un tempo m che è uguale a t diviso n. Questo tempo m generalmente è un tempo stabilito, cioè il tempo di campionamento è stabilito a priori. Per esempio, nel caso delle precipitazioni estreme, quello che io faccio è un'operazione di questo tipo. Ho tutto il mio record di precipitazioni che ho misurato su tutto l'anno. Per esempio, prendiamo per esempio le piogge giornaliere, ma potremmo prendere le piogge accumulate sull'ora o sui 10 minuti o sui 5 minuti, ma prendiamo quelle giornaliere. Allora io considero la mia serie temporale di tutto l'anno delle precipitazioni giornaliere, pesco solo la precipitazione più alta di tutto l'anno. Allora, pescare la precipitazione più alta di tutto l'anno rappresenta un'operazione rigorosa, cioè io scelgo da una certa distribuzione di dati il dato massimo. Poi l'anno successivo, riconsidero di nuovo tutte le mie precipitazioni giornaliere, scelgo il massimo dell'anno successivo. Il mio tempo di campionamento delle precipitazioni giornaliere, in questo caso, è l'anno, m uguale a 1 anni. Qual è il mio tempo di ritorno? Allora, se io ho un tempo T lungo, tempo di ritorno mi devo chiedere di cosa? Beh, supponiamo di una precipitazione giornaliera di 100 mm di precipitazione, un numero iconico, 100 mm. Allora mi chiedo, nell'ambito delle mie misurazioni che ho campionato una per anno, quale sia il numero di volte che 100 mm è stato uguagliato e superato. Faccio il mio computo, la mia conta, e mi esce n volte. Allora il tempo di ritorno empirico di 100 mm cosa sarà? T diviso L. Ho misurato per 50 anni, 100 mm è stato superato 4 volte, adesso ho detto 50, ho detto 100 anni. Comunque 50 anni, 50 diviso 4, 12,5. Il tempo di ritorno empirico di quella precipitazione è di 12,5. Questo lo possiamo scrivere però come T, l'avevamo scritto come N, il numero di campioni che abbiamo, M, l'intervallo di campionamento, un anno. E posso definire come frequenza di superamento, in particolare questo valore che qui ho chiamato H star, ma è, voi lo dovete vedere nella vostra mente come 100 mm. Qual è la probabilità empirica che la mia precipitazione sia maggiore di 100 mm? Beh, questa è L diviso N. Per definizione, praticamente, il numero di casi favorevoli rispetto al problema che mi sono posto, rispetto al numero di casi totali. Non c'è trucco, non c'è inganno.
Quindi se faccio questa definizione posso dire che il mio tempo di ritorno è uguale ad m diviso la frequenza di superamento, empirica di superamento. Allora, ma cosa vuol dire frequenza empirica di superamento? Beh, frequenza empirica di superamento potrebbe essere pensato uguale ad 1 meno la frequenza empirica di non superamento, cioè se la frequenza degli eventi minori di 100 mm più la frequenza degli eventi maggiori di 100 mm mi deve dare 1. Ecco che il fatto è empirico, non è? Beh, ma questa frequenza di non superamento è una curva che noi abbiamo già visto, si chiama empirica cumulative distribution function, almeno nelle famiglie di programmi che noi usiamo. Quindi il tempo di ritorno è inverso della frequenza di superamento, oppure è semplicemente il campionamento, la frequenza di campionamento diviso 1 meno l'empirica cumulative distribution function. Che cosa? Allora, alcuni non amano l'empirismo. Dicono, vabbè, quello è il campione, ma noi vogliamo inferire delle informazioni non sul campione, ma sulla popolazione, e la popolazione non mi deriva da una frequenza empirica di campionamento, ma sarà il prodotto di un campionamento da una probabilità. E quindi facciamo questa sostituzione in cui al posto della frequenza empirica di superamento sostituiamo la probabilità di superamento, oppure con ovvio significato 1 meno la probabilità di non superamento. Allora il nostro tempo di ritorno a questa espressione ed è legato in maniera univoca alle probabilità. C'è un legame 1 ad 1 tra probabilità e tempo di ritorno. Potremmo dire che le probabilità però sono dei numeri da un punto di vista dimensionale, cioè è la probabilità, è una probabilità, è un numero compreso tra 0 e 1. Il tempo di ritorno, se il nome vuol dire qualcosa, dovrebbe essere un tempo. Dove sta il tempo? Beh, il tempo sta nella frequenza di campionamento. In questo caso la frequenza di campionamento, nell'esempio che vi ho fatto, è un anno, ma essendo un anno il valore numerico è 1. Quindi molto spesso si dice che il tempo di ritorno è l'inverso della probabilità di superamento. Certo che è l'inverso solo se il tempo di campionamento è un anno, perché se il tempo di campionamento fosse stato un mese sarebbe 1 di nuovo, però l'unità di misura in cui io esprimo il tempo di ritorno sarebbe in mesi e non in anni. Ed eventualmente dovrei mettere un fattore di conversione se io lo dovessi esprimere in anni, una volta che ho fatto il campionamento ogni mese. E così posso campionare ogni giorno, a seconda degli usi che io voglio fare. E questo mi sembra chiarisca il concetto di ritorno. Il tempo, una bomba d'acqua, allora è, ma questo è una cosa che vedremo la prossima volta, una bomba d'acqua è un evento che ha un alto tempo di ritorno. Le norme, per esempio, stabiliscono che questo tempo di ritorno è 100-200 anni. Quella è una bomba d'acqua. E poi dipende da che cosa esattamente sto misurando, perché qui se sto misurando altezze di precipitazione è probabile che io stia misurando altezze di precipitazione in un singolo luogo. E quindi sto misurando il tempo di ritorno delle precipitazioni in quel posto lì, Trento, piuttosto che Bolzano. Se io potrei misurare il tempo di ritorno di qualcos'altro, per esempio
le tempo di ritorno delle precipitazioni, dell'intensità media di precipitazione su tutto il bacino del fiume Adige. Allora dovrei fare anche una media spaziale, sarebbe ovviamente una popolazione diversa e questo cambierebbe il risultato. Buon pranzo.